Ma siamo sicuri che è di Pepe che sto ho fatto no, il dialogo? Dilego. Allora, signore e signori, in questi giorni non avete sentito parlare d'altro perché anche mio mogliere morisse. Ma chi è sto fatto? Cosa è sto Leocio che Lego? Esatto. Di questo Leocio di Lego. Ne hanno parlato tutti, sì, telegiornali, sì, siti, Fiorello, io ho fatto due storie. Esatto, Giuseppe mi chiamava un metamo a sto Caruso, ne lavamo sto pensiero. Esatto. Perché Giovanni Mirulla è la persona che si è inventata questa idea bella peraltro di fare il Leocio in Lego, perché la Lego fa altri monumenti, c'è il Colosseo, certo, sono il Colosseo, la Torre Eiffel. Esatto. E vabbè, tu dici, ma perché non fare anche il Leocio? Perché no? E quindi no, mi sono buttato io in questa avventura che è nata per caso, perché io mi occupo di altro, seguo ragazzi. Anche che quanti anni hai? 24 e ancora anni. Che corso sei di università? Ingegneria informatica. A che anno sei arrivato? Sono all'ultimo anno. All'ultimo anno, a 24 anni, ancora da laureare, io che in Chielego. Signor Mirulla, sta venendo che in Chielego. Perché il signor Mirulla c'è, un papà c'è. Meno male che fece le occhio, mentre che voleva fare il chissaccio, Castello Ussino, quando si indinisceva, dopo romani. Comunque, insomma, adesso ne parliamo, lui ci spiegherà come è nata l'idea, soprattutto cosa sta accadendo, perché forse il tempo è scaduto. Sì, se non già abbiamo raccolto 10.000 adesioni in pochissimo tempo. Quindi una basta, settimana. Non ne servono più. Basta, insomma, quindi... noi l'avevamo invitato perché fino a ieri ancora sapevamo c'era bisogno. Poi in realtà hanno raggiunto, però l'argomento è carino, comunque andava trattato.